visto che i sopravvissuti come me, io sono vecchissima, io sono sempre la più vecchia di tutti nei posti, oggi poi non ne parliamo perché ho 88 anni, quindi sono... veramente vecchissima e ancora in grado di incontrare i miei nipoti ideali la giornata come oggi e altre che seguiranno, perché sono una delle pochissime ancora in vita. Ormai ogni anno qualcuno di noi ci lascia e queste figure non tornano più. Queste figure portano il loro carico di vita e di morte, e quando mi domandano ma cosa succederà, signora, quando tutti voi sarete morti, io purtroppo, pur avendo speso 30 anni della mia vita a parlare di Auschwitz, a raccontare nelle scuole, sono estremamente pessimista e penso che nel giro di pochi anni, dopo la morte dell'ultimo di noi, la Shoah, tra negazionismi, oubli e così come vanno le cose nella vita, saranno... La storia della Shoah sarà prima un capitolo, poi un libro di storia, poi una riga, e poi non ci sarà più neanche quella. D'altra parte io ho un debito non solo verso i miei, della mia famiglia, che sono spariti come cenere nel vento di Auschwitz, ma anche per quei 6 milioni che non sono tornati a raccontare, quei 6 milioni uccisi in vari modi, non perché avessero fatto qualcosa, ma per la colpa dei sternati. Lei dice ci sarà solo una riga nel libro di storia e poi perché più lo perché lo penso, io dico sempre quello che penso e così sarà. Sono preoccupata quindi della storia della Shoah vada dimenticata senza quelle vostre testimonianze. La storia è fatta così, chi si ricorda di certe cose del passato? Dopo anni ci sono sempre dei motivi per cui il mare si chiude. Ma lei ha lasciato a centinaia di migliaia di studenti la sua storia. Speriamo che uno si ricordi di Janine.